Allo stand Hyundai qui al Salone di Ginevra c'è una regina indiscussa, la nuova Tucson. Ce la facciamo raccontare da Andrea Crespi, Managing Director di Hyundai Italia. Qui al Salone di Ginevra Hyundai presenta il suo simbolo, la nuova Tucson. Infatti sostanzialmente Hyundai ha da sempre dominato questo segmento, quello dei SUV. Pensate che dal 2001, quando fu introdotta la nuova Santa Fe, Hyundai in Europa ne ha venduti 1 milione. Oggi abbiamo l'orgoglio di presentare questa nuova vettura completamente su nuova piattaforma, con 5 motori, 2 benzina e 3 diesel, ed è a detta di tutti diciamo un passo enorme in avanti dal punto di vista del design e delle forme di questa vettura. Però non solo il simbolo di Hyundai qui a Ginevra, tantissimi prodotti nuovi sullo stand, cioè praticamente la gamma completamente nuova, a partire dalla nuova i20 che è stata appena lanciata sul mercato italiano e che sta riscuotendo un grandissimo successo. La presentiamo qui anche nella versione 3 porte, che finora non era ancora stata presentata al pubblico, ma poi ancora l'i30 con la sua gamma 5 porte, Station Wagon 3 porte, la nuova i40 e infine anche la X20, che è il monovolume compatto di casa Hyundai. Quindi veramente una offensiva di prodotto e una diciamo offerta di prodotti nuovi incredibili, e a cominciare ovviamente dalla nuova Tucson. E per chiudere il discorso relativo allo stile della Tucson, ricordiamo che il suo designer è italiano, Nicola Danza. Qui vediamo poi invece la seconda grande novità di Hyundai, ovvero la i20 Coupé, che arriverà sul mercato italiano questa primavera e che alla fine dell'anno porterà al debutto un nuovo motore 1000 a 3 cilindri sovralimentato con 120 cavalli.